Sindaco Antonio Luciani, Francavilla, Museo Michetti di Francavilla, Teatro di Abruzzo in miniatura, un evento che valorizza sia l'Abruzzo ma anche la città adriatica. Sì, valorizza l'Abruzzo. Come ho detto poco fa, oggi, da ora, esiste un solo posto al mondo dove poter ammirare tutto l'Abruzzo in pochi minuti. Questo posto è Francavilla al Mare, Museo Michetti, dove è stato aperto, appunto, inaugurato l'Abruzzo in miniatura con 100 opere realizzate da artigiani locali negli ultimi 30 anni di lavoro certosino e sapiente. Quindi un museo, una mostra che non è solo una mostra, ma è anche un laboratorio di artigianato, è anche un invito agli studenti ad apprendere la cultura del nostro Abruzzo. Insomma, è tante cose messe insieme. E tutto questo grazie a Livio Bucci, che ha creduto in questo sogno, che noi abbiamo aiutato, noi ci abbiamo messo il nostro per aiutarlo a realizzarlo. Sì, come sottolineato durante la presentazione, peccato per la mancanza presenza della Regione, sottolineatura fatta però senza polemiche. No, senza alcuna polemica, mi sembra strano che la Regione, una Regione Abruzzo che ha investito tanto e sta investendo tanto sul turismo, con ritiri di società di calcio di Serie A, festival di cartoni animati, tornei di tennis all'Aquila, mi sembra strano che la Regione non abbia ancora aderito a questo progetto, che è un progetto che identifica l'Abruzzo. Però noi andiamo avanti lo stesso e ci auguriamo, come ho detto prima, che la Regione si renda conto dell'errore, possa tornare sui propri passi e aderire con un equo ristoro economico, un equo finanziamento, ma soprattutto patrocinando questa iniziativa. Livio Bucci, importante iniziativa qui al Museo Michetti di Francavilla, come è nata e come è stata ideata? L'Abruzzo in miniatura nasce oltre 30 anni fa per opera di Fernando Di Carlo, poi via via abbiamo cominciato a incrementare con il Guerriero di Capestrano, perché le prime volte facevamo dei lavori di busti, perché io sono originario di Bussi, poi piano piano ci siamo allargati con tutti gli altri paesi. Poi una volta che abbiamo fatto il Guerriero di Capestrano siamo andati all'Expo di Milano, dall'Expo di Milano siamo andati a Verona, al Vinitaly, a tante fiere internazionali con la Regione Abruzzo, e poi sono nate tutte queste opere che per il momento sono 100, ma il progetto ne conta oltre 300. Sì, sono opere che valorizzano appunto l'Abruzzo e che sono fatte minuziosamente e c'è tanto lavoro dietro. Certo, ogni lavoro abbiamo impiegato dai 2 mesi ai 9 mesi per ogni singolo lavoro. Dipende chiaramente dalla difficoltà del castello, del ponte. I comuni ci danno le planimetrie, noi in base alle planimetrie, perché ogni lavoro è fatto tutto in scala, rigorosamente in scala, quindi in base alle planimetrie che ci danno realizziamo l'opera. In conclusione, questo vuole essere anche una sorta di invito, questa iniziativa per far venire i turisti in Questo è la, Abruzzo. io dico che questo è il lab dell'Abruzzo. Se uno vuole vedere l'Abruzzo deve venire qua. È una partnership con tutti i comuni, con tutte le istituzioni, con le scuole, per il turismo, per gli abruzzesi nel mondo. È una porta aperta all'Abruzzo. Uno viene qua, vede un castello e poi lo va a visitare. Viceversa, mentre sta a visitare il castello, il sindaco oppure le persone del castello diranno: il nostro castello sta dentro l'Abruzzo in miniatura. E quindi è una partnership sia per il turismo sia per tutti quanti. Un vero e proprio bigliettino da visita. Un bigliettino da visita che abbiamo solo noi in Italia, perché l'Abruzzo in miniatura è l'unica regione in Italia ad avere questo progetto. Grazie Prego. mille. Allora, Stefano Caposano, un'iniziativa per valorizzare i luoghi d'Abruzzo, nello specifico c'è stata la collaborazione per la Costa dei Trabocchi, uno dei luoghi più rappresentativi della costa abruzzese. Sì, ho avuto questa fortuna di conoscere Livio Bucci e diciamo che ci siamo conosciuti 5-6 anni fa. Mi ha illustrato il suo progetto e ho visto subito la sua determinazione. Quindi mi ha chiesto la collaborazione per quanto riguarda i trabocchi, la Costa dei Trabocchi, diciamo il trabocco in generale, uno dei simboli più conosciuti d'Abruzzo. E niente, col giro di qualche minuto siamo entrati subito in sintonia ed è iniziata questa fantastica collaborazione con lui. Una persona speciale, oggi è sotto gli occhi di tutti quello che ha realizzato, quindi per l'Abruzzo e per gli abruzzesi è un orgoglio. E quindi niente, lo devo ringraziare perché veramente ha realizzato un qualcosa di speciale, forse unico in Italia.
diciamo. Quali sono stati i tempi di realizzazione e quali le difficoltà invece le cose più? Beh, tempi di realizzazione, come tutte le opere fatte artigianalmente, sono ci vuole tanto tempo. Per fare queste opere ci vogliono veramente dei giorni, giorni e giorni. Le difficoltà, vabbè, difficoltà poi man mano che si fanno queste opere si vanno a limare questi difetti, diciamo, queste difficoltà, e quindi si fanno molto più veloci. Però diciamo i tempi di realizzazione richiedono dei mesi, infatti non a caso lui dice che è 30 anni che ha iniziato, e quindi sono lunghi. Sì, quindi un aspetto importante è anche la minuzia con la quale queste opere sono realizzate. Sì, io vedo le loro opere sono fatte minuziosamente, quindi sono opere veramente in scala, veramente realizzate a millimetro. E devo dire, sono veramente tutti artisti, tutti i collaboratori di Livio sono veramente tutti degli artisti, veramente degli artisti. Un orgoglio in Abruzzo, diciamo. Monica Recchia di Polvere di Eventi, come partecipa la sua azienda all'iniziativa? Allora, noi abbiamo praticamente costruito intorno al territorio d'Abruzzo uno showroom che mettiamo a disposizione dei nostri sposi, e all'interno di questo showroom abbiamo tutto l'Abruzzo. Sì, quindi con che spirito avete accolto l'invito? Con lo spirito giusto, perché Livio ci ha proposto questa, diciamo, cooperazione, come si può dire, collaborazione, e abbiamo accettato, perché noi nel nostro showroom abbiamo all'interno tutte le quattro province abruzzesi, tra castelli, abbazie, vie abruzzesi, borghi storici, e li mettiamo a disposizione dei nostri clienti, per cui qui il cliente verrebbe a vedere in effetti con i propri occhi le miniature, che poi noi li trasferiamo automaticamente nei contesti reali. Quindi c'è questa, diciamo, come si può dire, ambivalenza che può essere interessante. Per gli eventi siamo lieti di avere uno spazio che ci ha offerto Livio Bucci in questo contesto. Ovviamente accettiamo tutti coloro che vogliono essere accompagnati dalla nostra azienda per fare eventi o matrimoni nei castelli, nei borghi storici. Noi ci mettiamo al servizio di questo, quindi rilanciamo l'Abruzzo attraverso gli eventi, attraverso i matrimoni, dando un'opportunità in più ai nostri clienti. Attraverso questi luoghi rilanciamo la tradizione del nostro territorio, in maniera che venga apprezzata ancora di più la voglia di conoscenza, la voglia di ritrovarsi in questi luoghi nei giorni più importanti della propria vita, come per esempio per un matrimonio. Una cosa importante è che Polvere di Eventi lavora molto con l'estero, quindi con i paesi anglofoni, con la Russia. Stiamo facendo di tutto perché ci piace l'idea che l'Abruzzo venga aperto al mondo. Ed è una frase che dice tutto. Ci piace che l'idea del turismo, che vada a dare sviluppo al nostro territorio e che venga apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. E quindi ce la mettiamo tutta attraverso i matrimoni o attraverso eventi di qualunque genere.